Ascoltiamo Edward Lorenz che ci precisa la sua concezione del caos in tre punti. Se un solo battere d'ali di una farfalla può scatenare un uragano, uguale sarà per i battiti della stessa farfalla che seguono e che precedono quel battito, così come per i batter d'ali dei milioni d'altre farfalle, senza parlare delle attività delle innumerevoli creature più imponenti, in particolare della specie umana. Questo primo punto, lo abbiamo già visto, è ben compreso dal grande pubblico. Se un battere di ali di una farfalla può scatenare un uragano, può anche certo impedirlo. Eh sì. Ma è il terzo punto che è il più importante, quello che dà lavoro agli scienziati. Più in generale ritengo che con lo scorrere degli anni le piccole modificazioni non aumentano né diminuiscono la frequenza degli avvenimenti climatici come gli uragani. La sola cosa che possono fare è modificare l'ordine in cui questi avvenimenti si riproducono. Torniamo al modello di Lorenz. Ricordatevi che ogni punto rappresenta uno stato dell'atmosfera. In certe zone c'è bel tempo e in altre c'è l'uragano. Supponiamo che la zona che corrisponde all'uragano sia questa piccola palla. Prendiamo una condizione climatica iniziale e osserviamo la traiettoria. Di tanto in tanto, quando la traiettoria penetra nella palla, un uragano si scatena. Contabilizziamo la proporzione di tempo tra 0 e t in cui infuria un uragano. Vedete, sembra difficile indovinare in quale preciso istante la traiettoria entri nella palla. Ma constatiamo che il tempo medio di passaggio nella palla converge ad un limite quando t tende all'infinito. Qui quasi il 5,1%. Adesso prendiamo un'altra condizione iniziale e facciamo lo stesso calcolo. Ebbene, qua ancora vediamo che il tempo di passaggio tende in media ad un limite. Oh, ma che sorpresa! Constatiamo che questo limite è lo stesso di prima, quasi il 5,1%. Proviamo con un'altra traiettoria. Funziona, si ottiene lo stesso limite e pertanto le traiettorie, seppur molto diverse, sono sensibili alle condizioni iniziali, alle ali della farfalla. Prendiamo un'altra palla, rosa magari, ed una terza, verde. Magari i periodi di afa o di neve? Mentre la traiettoria si sviluppa, attraversa le palle in un certo ordine. Per vedere quello che succede, consideriamo tre traiettorie partendo da tre condizioni iniziali diverse. Guardate. Sulle traiettorie, le situazioni uragano, neve, afa si alternano in modo incomprensibile, diverse da una traiettoria all'altra. È impossibile da capire. Ma le proporzioni di giallo, verde e rosa convergono rapidamente agli stessi limiti. Qui 5,1, 14,03 e 7,4%. Tutto accade come se si tirassero a caso delle palle gialle, verdi o rosa, con delle probabilità ben precise. Ascoltiamo di nuovo Lorenz.
Le piccole modificazioni né aumentano né diminuiscono la frequenza degli avvenimenti climatici come gli uragani. La sola cosa che possono fare è modificare l'ordine in cui questi avvenimenti si riproducono. Ecco un bell'enunciato scientifico. Lo scopo della previsione è cambiato. Si tratta adesso di cercare di prevedere delle medie, delle statistiche, delle probabilità. L'idea è che queste statistiche sono probabilmente insensibili alle condizioni iniziali. Le farfalle brasiliane non possono farci nulla. Questa ipotesi, non dimostrata, cioè che la possibile coesistenza di un caos di predizione per il quale i moti futuri sono sensibili alle condizioni iniziali e di una stabilità statistica insensibile alle condizioni iniziali, impiegherà molto tempo ad essere formulata matematicamente. Lorenz era probabilmente un po' disturbato dal lato teorico e piuttosto semplicistico della sua atmosfera di dimensione 3. Con l'aiuto di due fisici, Howard e Marcus, mise a punto un vero sistema fisico, anche se era ancora un po' approssimativo e ben lontano dal vero fenomeno meteorologico. Ecco un mulino. È formato da una ruota attorno alla quale sono sospesi dei secchi d'acqua. I secchi sono forati sul fondo e l'acqua scorre con una velocità che aumenta con l'alzarsi del livello. In alto si trova un rubinetto. Osserviamo il moto. Il mulino gira un poco a destra, un po' a sinistra, e appariamo totalmente incapaci di prevedere in quale senso girerà tra qualche secondo. Il moto sembra totalmente erratico, imprevedibile, caotico. C'è un rapporto tra il mulino e l'attrattore di Lorenz? Scegliamo tre numeri per descrivere il mulino, per esempio la velocità angolare e le due coordinate del suo baricentro. L'evoluzione di questi numeri disegna una curva gialla nello spazio. Incredibile, no? Il nostro mulino evolve come una farfalla. Cambiamo impercettibilmente la posizione iniziale. Alla partenza tutti i secchi d'acqua sono vuoti e la ruota di sinistra è ruotata di 2 gradi, mentre quella di destra solo di 1,9996 gradi. Ci vorrebbe un super microscopio per osservare la differenza. Sì. Si vede bene la differenza sensibile alle condizioni iniziali. Dopo un po' i due mulini hanno un comportamento completamente differente. Vediamo se il mulino verifica l'affermazione statistica di Lorenz. I nostri due mulini partono quasi nella stessa posizione. Osserviamo le loro velocità, per esempio 25 volte al secondo su 5.000 secondi, dunque 125.000 osservazioni.
Ad ogni osservazione segniamo la velocità di rotazione della ruota. Un'idea molto semplice è fare quello che fanno gli statistici, un diagramma a colonne per illustrare la distribuzione. Abbiamo ritagliato 35 intervalli della stessa lunghezza che descrivono la velocità e abbiamo contato il numero di volte che la misura di velocità si trovava in ognuno di questi intervalli. Il risultato è che qualche intervallo appare più visitato degli altri. I nostri mulini si comportano in modo ben diverso. C'è una dipendenza sensibile alle condizioni iniziali. Ma l'osservazione è che le due sequenze date, seppur differenti, sono statisticamente identiche. I diagrammi a colonne tendono a diventare identici. Funziona. Lorenz pare avere ragione. Quando la statistica del futuro di una traiettoria è sensibile alle condizioni iniziali, si dice che la dinamica possiede una misura di Sinai-Ruel-Bowen, una misura SRB. Il fine del meteorologo consiste allora nel determinare queste statistiche. Per esempio, osserviamo l'evoluzione della temperatura nel corso del tempo, una delle coordinate nell'equazione di Lorenz. Disegniamo ancora un diagramma a colonne, come abbiamo fatto con il mulino. Per ogni intervallo di temperatura, notiamo la proporzione di osservazioni che cadono in questo intervallo. Se si considerano quattro traiettorie, assai diverse le une dalle altre, i diagrammi tendono a diventare identici dopo un lungo periodo di tempo. L'attrattore di Lorenz possiede una misura SRB. Tutto accade come se la temperatura evolvesse a caso, ma con delle probabilità ben precise. Ma resta ancora molto da fare sul piano matematico e fisico. Queste probabilità, queste distribuzioni, bisogna ben trovarle se si vuol dire qualche cosa di utile. Speriamo di avere reso giustizia a Lorenz, che non si è accontentato di dire che il futuro dipende fortemente dal presente. Molti l'avevano detto prima di lui, ma il suo contributo è anche, e forse soprattutto, nel dimostrare che incentrando le proprie ambizioni attorno a delle questioni statistiche, si può preservare il carattere predittivo della scienza.